A voi, Foggia è commissariata e allora c'è un prefetto, no? Il commissario prefettizio di Foggia è Vincenzo Cardellicchio, che noi ringraziamo perché è arrivato l'11 marzo, quindi non c'era, però ha accettato di parlare con noi e ci ha detto che queste cose non possono succedere. Signor Prefetto, che cosa le lascia questa storia, la storia di Raffaele Lioce? Partirei da una domanda che ha fatto la Federica Sciarelli. Se tutto è stato fatto bene. Era la domanda conclusiva di una trasmissione che ho seguito con molto interesse. La risposta è fuori di ogni dubbio, no. Perché un paese civile come l'Italia non può tollerare un episodio come questo. Mi lascia la riflessione di una difficoltà di ascolto. Cioè l'attenzione a questi fenomeni esiste, ci sono professionisti che se ne occupano e bisogna. Non si può tollerare, è inaccettabile che succeda una cosa del genere. Questa è una storia che poi va avanti da diversi anni. È possibile che nessuno in questi anni si sia accorto e abbia potuto prendere Lioce dal suo appartamento ingombro e aiutarlo? È proprio questo il tema. È questo il tema. Trascuro aspetti che saranno oggetto di altre valutazioni. Mi concentro sul fatto che il fatto è successo. Ecco, è la domanda che si deve fare un prefetto, un commissario, un'amministrazione. Come faccio a non farlo succedere più? Che si può fare perché non si riproponga, anche se tutti i soggetti che sono intervenuti hanno chi più, chi meno, ma ha fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare. Non è una persona abbandonata, non è una persona che non aveva una famiglia, non è una persona che non aveva un reddito. È possibile che nel 2023 si possa morire in solitudine e in uno stato così degradato? No. E non ascoltare adeguatamente, perché io credo che questa è la cosa che più mi colpisce, il grido dei condomini, perché non era la lite condominiale. Non c'era l'acqua del signore del piano di sopra. Ecco, c'era qualcosa di più. Quell'invocazione, quella richiesta di aiuto è stata veicolata in maniera troppo burocratica. Allora, l'idea è quella di costituire un tavolo comunale, di regia comunale, dove siederanno in maniera individuata le diverse responsabilità, quelle dei servizi sociali, quella della polizia urbana. Ma chiederemo la partecipazione alla ASL, chiederemo la partecipazione ai Vigili del Fuoco, per analizzare in un tavolo comune le situazioni di maggiore criticità. Una cosa è certa, l'attenzione del comune sul caso Lioce e su quel condominio non terminerà con le luci di chi l'ha visto.